Un connubio vincente, quello che lega l'ippodromo del Mediterraneo di Siracusa alla festa della Fragola. Divertimento, musica, sport, spettacolo, folklore, artigianato e sapori nostrani uniti a 40.000 visitatori sono la scelta vincente delle tre giornate riservate allo squisito frutto rosso. Animazione per piccini, aria bimbi, le gare ippiche, le passeggiate a cavallo, le esibizioni sportive, i tornei, le mostre cinofile, le street band, gli spettacoli musicali e il cabaret sono gli ingredienti che promuovono il territorio e il settore ippico che va in scena con l'elegante trotto e l'appassionato galoppo. Atleti a quattro zampe ma non solo, anche amici cinofili, ospiti con il quarto Top Dog Show. L'organizzazione di Nino Pepi porta a sfilare cagnolini e cagnoloni di diverse razze e dimensioni. Spazio per la simpatia, l'affetto e l'accoglienza anche dei meticci. Giornate colorate dall'intrattenimento di due eccezionali speaker radiofonici, DJ, conduttori e animatori, Nando Cavalli e Principe Junk. La prima serata è scivolata con serenità e allegria grazie alle note folcloristiche del gruppo dei Perciazucca, musiche popolari per rievocare canti di dolore e d'amore, pizziche, tarante e tarantelle. L'ironia e la bravura del comico, cabarettista e conduttore radiofonico Giuseppe Castiglia ha raggiunto il numeroso pubblico che lo segue affezionato. Domenica 30 aprile, tra stand e mercatino dell'artigianato, accolti dalla gustosa aria food, migliaia di visitatori hanno potuto godere degli ampi spazi verdi dell'impianto ippico di Contrada Megio Spinagallo. Il contatto con il cavallo, grazie ai frisoni, gypsy, runner e pony Shetland delle scuderie Runza, un battesimo della sella e tante coccole per sperimentare il terapeutico e piacevole legame col cavallo. Pompieri in azione, ma solo per sperimentare elmetto e attrezzature idonee indossata le vesti dell'essere un coraggioso pompiere. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco presente con il progetto Pompieropoli, percorso per bimbi che con tanto di pertica e pompa ha fatto spegnere anche un incendio. Le Majorette Città di Floridia si sono esibiti in parata nel pomeriggio a ritmo di percussioni o marce con l'immancabile bastone e le figure tecniche previste dalla disciplina, il twirling. Il pubblico intercorso per la festa della Fragola ha accompagnato con entusiasmo anche il convegno di trotto andato in scena nel pomeriggio di domenica 30 aprile. Pronostici rispettati nelle prime tre competizioni con Gaspare Loverde che apre col primo dei tre successi di giornata accompagnando Eagle Big F alla vittoria del premio Serra. Aleuron stabilizza il buon periodo di forma e si impone nel successivo premio Mussa alla Fragola che riserva ai gentlemen la guida dei sulchi. Clelia di Risaia sigilla con Andrea Buzzitta la categoria G sulla distanza selettiva dei 2200 metri. Poi iniziano le corse con maggiore dotazione. Emiro Klemar sfodera uno scatto poderoso e brucia gli avversari. D'altronde è la scelta di Gaspare Loverde che bissa con facilità tra i tre anni del premio Hippofest. Il fascino particolare del trotto montato invece incuriosisce il pubblico con un arrivo tutto colorato dai gialli colori di tanti Mark. Eno de Normand, montato da Giuseppe Emanuele, sfila sul finale seguito al secondo posto da Zippo B, montato da Gabriele Cannarella. Terzo finisce stanco e calante sul finale Tabor Caff. Dancing Firm sfrutta il numero e il buon periodo di forma e regala il terzo successo a Gaspare Loverde nella condizionata sul miglio. Sul podio finiscono anche Dreyfus B e Daffy Duck.
Tutta in avanti la corsa di Asciano che, con Luciano Messineo in cabina di regia, controlla gli avversari e firma il centrale premio Festa della Fragola. Fa segnare il tempo di 1:11:03, che è tra le migliori prestazioni registrate nel circuito del Mediterraneo. A completare la terna ci pensano Zapp di Girifalco e Borgogall. La serata di domenica conclusa con la bravura dei Beddi, che portano in scena un genere fresco, moderno, innovativo e originale, espressione dei musicisti poliedrici, dei mondi artistici e musicali differenti, dal folk leggero che sconfina nel blues, nel cantautorato, al country americano, alle espressioni musicali non troppo lontane dal folk tradizionale siciliano. Pienone per il 1° maggio. 20.000 presenze bagnate dal caldo sole di Sicilia e dalla tanta voglia di divertimento. Famiglie accolte dalle mascotte delle fabbriche dei sogni, danzanti a pranzo al ritmo dell'animazione del DJ Paolo Bellomia, intrattenute dalle divertenti performance del gruppo Augusta Folk. E spettacolo nello spettacolo è stato il convegno di corse al galoppo. È stato il primo cittadino del capoluogo Francesco Italia a consegnare le coppe al team vincitore del premio Città di Siracusa, il team Carmelo Monello, che con Melo Black ottiene un successo sfruttando perizia e la caparbietà del jockey Gabriele Cannarella. Ai 150 metri dal traguardo l'allievo di Carmelo Bottone ha trovato un varco, ha ingranato quella marcia in più e è volato dritto verso la vittoria. Hanno provato ad agganciarlo sia Vega Magic della prestazione comunque maiuscola che Charles Jamboree, ritenuto alla vigilia uno dei papabili al podio. In apertura pronostici ribaltati da Alba del Milo, che sigla la debuttanti sui 1200 metri di pista piccola. La giovane femmina di 2 anni confeziona una prestazione sopra ogni aspettativa, regalando soddisfazioni all'entourage guidato da Giuseppe Bastante. Bene Chester Glory, mentre chiude solo terza la favorita Grace De Grey. Altro montepremi interessante è legato al premio Il Trono di Spade, con il gettonatissimo Presbury Park, che da esperto di schema e schieramento vince senza essere in pensierito sui 1200 metri di pista sabbia, si impone su un ottimo 3 anni che non ha temuto il confronto con gli anziani, Edgar Linton. Terzo finisce il buon Letoianni. Pubblico entusiasta dello spettacolo non solo sportivo ma anche folcloristico, espositivo e deliziato dalla distribuzione di gustosa torta preparata dallo chef Colombo ed elargito al ritmo del DJ Roccaro.